Si svolgerà dal 4 al 10 di dicembre a Roma, un festival di cinema, Festival Simposio, l'ha nominato Adriano Aprà, che lo ha ideato, e ha ideato anche il movimento cinematografico che si chiama Fuori Norma, che sta costruendo con la collaborazione degli autori di Fuori Norma da qualche anno. Esiste dunque un movimento cinematografico, è formato da un centinaio di autori e una ventina di questi autori pubblicano a Spazio Scena in Roma i film loro di questi 2 ultimi anni. Io vi prendo parte con un film, il 7 di dicembre, che si intitola Vita e morte e miracoli di Eutimius. Festival Simposio dunque, un festival dove si mostrano i film, si dialogano, gli autori li dialogano con gli spettatori, con i produttori, con coloro che verranno, con i cittadini. Si vedranno i film. E si discuterà, cioè è un festival che mette insieme la produzione, ciò che si fa creativamente, e la riflessione, ciò che si progetta, ciò che si teorizza. Si parlerà di fuori norma. Cos'è fuori norma? Cosa vuole essere? C'è un'estetica di fuori norma? Come si producono questi film? Come si potrebbe sviluppare il movimento, questo nuovo tipo di cinema? Adriano ha individuato al principio un carattere fondamentale di questo insieme di opere e di autori che è carattere sperimentale. Tutti i film che lui ha selezionato nel corso di questi anni sperimentano, provano, escono dal seminato, sono deliranti, escono dal solco del commercio, dal solco delle convenzioni, dal solco delle abitudini, provano a costruire un nuovo modo di vedere, di vivere, di rappresentare la vita e la morte. Io penso che dobbiamo andare avanti rispetto al già detto e al già fatto. Non dobbiamo sederci su noi stessi e quindi bisogna specificare meglio, sia perché abbiamo riflettuto tutti su ciò che andiamo facendo e leggendo, sia perché sono nate altre opere. Quindi bisogna teorizzare continuamente la novità che fiorisce e bisogna sviluppare, trasformare, arricchire, rivoluzionare il progetto. Secondo me bisogna, non bisogna, si potrebbe, è una possibilità, passare dal carattere puramente sperimentale a quello che io chiamerò dormiveglia. Passare da fuori norma a dormiveglia. Che vuol dire? Vuol dire che fuori norma ancora oggi ha un limite sia nella produzione sia nella teorizzazione. Fuori norma è ciò che si fa diversamente dalla norma. C'è una norma e si reagisce a questa norma, scartando, delirando, uscendo fuori. Spirito di scissione, Gramsci chiama questo atteggiamento costruttivo di carattere rivoluzionario e riformatore. Secondo me non basta essere fuori. Noi non dobbiamo rassegnarci, abituarci a stare ai margini. E non vogliamo nemmeno diventare noi una nuova norma, un nuovo canone. No, si tratta di cogliere l'elemento fondamentale che c'è
nella produzione che si fa e nella teorizzazione che si fa, e a me pare che il carattere più profondo che si potrebbe aggiungere al carattere sperimentale sia quello che io chiamo dormiveglia, e che secondo me è questo, sta nascendo a rotta di collo in questi anni, ma questa è una linea che attraversa tutto il cinema e tutte le arti fin dal principio, una forma di rappresentazione che non è oppositiva, che per esempio si ritrova nel dormiveglia, c'è la veglia, la vita vigile, e poi c'è il sonno e il sogno, che sembrano due diverse vite, invece sono una cosa sola. E il cinema cerca quindi di unificare, di riunire, di rappresentare l'insieme. Voi capite che quando c'è un movimento che si chiama surrealista, il surrealismo vuole andare oltre la veglia, no? Vuole rappresentare i sogni, l'inconscio. E quando voi capite che quando nasce il neorealismo, la bilancia, l'ago, pende verso il realismo. Quindi c'è questa opposizione in certi tipi di movimento, chi pende verso la realtà, chi pende verso l'irrealtà. Kafka non pende, Kafka rappresenta il dormiveglia, il momento di passaggio fra la veglia e il sogno e la veglia, questo punto unificante che fonde questo insieme e che ricapitola l'intero. Ma quello che vediamo in Kafka, nel suo modo di fare arte, lo vediamo anche in Fidia. Fidia è un artista che quando scolpisce il fregio dei cavalieri sul Partenone si intravede qualcosa di naturale, di concreto, è qualcosa di teatrale, danzato. Sono dei giovani, sono degli animali che camminano, che si guardano, che osservano, ma anche danzano, ma anche sono strutture formali astratte. C'è questa fusione di geometria e corpi. E questo vale per Caravaggio. Non si capisce mai di fronte a un quadro del Caravaggio se è una rappresentazione teatrale o è una documentazione di un evento. E ci sono pensatori che pensano così. Eraclito, Dio è giorno e notte. Pasolini, bisogna vedere tutto dall'alto e da lontano e tutto dal basso e da vicino. E ci sono dei pensatori come Platone che sognano di ricostituire ciò che era unito e che è stato scisso. Il mito dell'androgino nel Simposio che Platone ha scritto, no? Aristofane racconta questo mito dell'essere che era uno e che è stato diviso in due da Zeus, e che queste due parti scisse tentano continuamente di riunire l'uno, ed è l'amore, questa attrazione fra ciò che è diviso. E insomma ci sono tante forme. Io pratico una di queste forme di unione, di unificazione, io lo chiamo cinema cappuccino.